che si gira. Per la 14ª volta sono stati presentati a Città Studi Biella i finalisti del premio Biella Letteratura ed Industria. Ad aprire i lavori Paolo Piana, presidente del premio, con Pier Francesco Gasparetto, presidente di giuria. Entrambi hanno sottolineato come il premio, unico in Italia, abbia dimostrato negli anni quanto possa essere utile unire entità apparentemente distanti, ma in realtà con molti punti di contatto. Tante idee producono risultati. Anno dopo anno le opere sono state oggetto di accese discussioni volte a trovare soluzioni per affrontare la globalizzazione. Un premio sussurrato quando nacque, dice Pier Francesco Gasparetto, ma trovò subito riscontro in un territorio vocato alla sola industria. E Pier Ettore Pellerei, presidente di Città Studi, ribadisce essere un fiore all'occhiello per il paese. I finalisti. Ennio Capasa, Un mondo nuovo, edito da Bompiani. Giorgio Diritti, Noi due, Rizzoli. Nicola La Gioia, La ferocia, Einaudi. Michele Marziani, Umberto Dei, Ediciclo. Alessandro Perissinotto, coordinatore d'Oriente, PM. Il vincitore sarà premiato il 20 di novembre sempre a Città Studi. Grazie dell'attenzione, arrivederci.